Ci danno, cominci a farci male.
chiesa ma non lo chiama mai tornare a ieri. Amante del silenzio come chi torna da una guerra, poco convinto di appartenere a questa o a un'altra terra. E ha una maggior fortuna, mentre in fondo a Bleecker Street lui sta aspettando quella luna. Lunghe pause al telefono da un altro continente, viaggiatori d'Occidente. Nell'aria fredda.
il pilota non porta mai pensieri pesanti, e sarebbero già da soli tutto carico in più, né sciarpe, occhiali e ricordi lasciati in distanti, che la bestia è pesante da tirare su, con la nebbia di Milano che gli morsica il culo per allegria, col carrello, i bagagli e tutti quanti già su, per vedere Linate diventare Pavia. Oh, oh, che tempo dai che andiamo via. Ah, che tempo dai che andiamo via. Tenuto conto che la terra non finisce mai troppo lontano, specialmente per chi se la calcola da lassù. I profumi di Grecia non toccano queste altezze padane, mentre i cieli di Rimini arrivano bene da giù. Solo l'Africa qualche volta restituisce il sapore dell'andare via, ma di tempo per soddisfarsi mica sempre ce n'è. Per chi vede ogni volta Linate diventare Pavia, e sa bene che il tempo cambia andando via, e sa bene che il tempo cambia andando via, e sa bene che il tempo cambia andando via. Cominciava a sternutire,
il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano, rumori di gomma e di vernice da lui di cuoio. Ah, 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 ah. Luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava il mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi, quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla Scane. Ah, 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 ah. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava. We'll be right back.
si colora e si parla inglese e ci si tradisce di più. Per una notte per un centro città, in un agosto separato dal resto dell'umanità, con quelle stelle che piovono addosso, vicino a un mare di cera, coi pensieri non più tirati a lucido, ma lui in tenuta da sera. Oh, come si stupì lui stesso, lui così distratto, lui così solo, di mettersi a pensare a qualcosa vicino all'amore. Si stupì lui così lontano, così distaccato, di scoprirsi a pensare a qualcosa passato. Parlare un po' di più con gli occhi, si disse, senza paura che si acceleri il cuore, senza parole difficili, pensarlo giusto e solo, amore, ah, amore, amore, t'avessi rincorso più forte, maledetto il mio sentimento, avrebbe aperto anche le sue porte. Ah, amore, amore, avessi accarezzato la tua idea piano, col tempo avresti preso anche la mia mano. Parlare un po' di più con gli occhi, senza paura che si acceleri il cuore, senza parole difficili, pensarlo giusto e solo, amore, ma amore, amore, cosa è che ci spaventa? Amore, amore, cosa è che si diventa? Ancora, ancora, t'avessimo cercato tutti più forte, il cuore della gente di oggi non avrebbe porte, il cuore della gente di oggi non avrebbe porte. Gianni guidava distratto per quella notte in quel centro città, dava risposte difficili, come in questi casi si fa. Rigorosi i miei viaggi, che erano miei.
prestazioni, solo destinazioni. Nemmeno l'Atlante stradale, io dico, ha mai potuto di più. La cura dei particolari, la cura dei particolari. E che amore della solitudine, ma il discorso si sposta già più in là, perché è difficile guardare quando bisogna vedere. Non sono già tutte descritte le grandi destinazioni, con altri pesi nel cuore ritorneremo sul fondo a vedere i grandi viaggiatori. Questi grandi viaggiatori, berretti di giornale che si muovono senza apparente ragione, dovreste venire a sentirli suonare il loro pezzo migliore di questi signori. Nessuno va troppo lontano, è già qualcosa non stare vicini a certi contatti di mano. Le loro destinazioni in fondo servono, servono proprio per questo. Negli alberghi di provincia chi ti prende ti insegna presto a curare le tue intenzioni, a curare le tue passioni. Grandi destinazioni, c'è da crederci, c'è da crederci. Grandi destinazioni.